cosa, ringrazio ovviamente chi mi ha chiesto di venire, non so se funziona, no? Così? Va bene, ci provo. Allora, dicevo che ringrazio chi mi ha chiesto di venire e chi mi ha dato in particolare questo spunto bello che viene da Keynes, dal saggetto che scrisse sulla prospettiva per i suoi nipoti, dove parla dell'economista come di un tecnico che può intervenire per curare mali che si presentano nella società umana. È un testo importante del 28, al culmine di una polemica che ha diviso sistematicamente Keynes dagli ambienti economici più importanti a livello britannico e a livello di mondo occidentale, perlomeno dal 1919 in avanti. Il punto della polemica consisteva nell'individuare quali sarebbero state le forme di politica economica più adatte per risolvere il problema di un cattivo impiego delle risorse esistenti nel mondo contemporaneo, a lui contemporaneo. In particolare cercare di risolvere il problema di un troppo basso livello di sfruttamento della capacità produttiva, che ha come conseguenza un livello troppo alto di disoccupazione. Quando Keynes parla nel 28 di chiedere agli economisti di fare i consulenti senza nessuna forma di superbia per curare i problemi concreti della società contemporanea, ha in testa il fatto che nel corso del decennio immediatamente precedente gli economisti hanno prescritto delle ricette con estrema superbia, con estrema sicurezza, che si sono rivelate sbagliate nella loro applicazione concreta. E questo è un punto da cui mi piace partire, perché sostanzialmente una parte dei problemi della crisi che scoppia nel 1929, come ha detto la professoressa, negli Stati Uniti, e che rapidamente nel giro di alcuni anni si diffonde praticamente in tutto il mondo e dà origine a una lunga depressione, è in qualche maniera l'archetipo di quello che può essere una crisi, cioè il modo per illustrare quali sono i passaggi che portano a questo tipo di esperienza, quali sono i meccanismi che tendono a renderla sempre più grave, almeno per un certo periodo di tempo, e quali possono essere i dispositivi con cui in qualche maniera si può cercare di uscirne. Quella crisi è stata di importanza decisiva perché ha lasciato nella coscienza degli uomini che ci sono passati attraverso dei segni indelebili. Questi segni indelebili sono continuati per decenni, hanno influito in modo profondo nell'inventare soluzioni di politica economica nettamente diverse da quelle contro cui Keynes aveva polemizzato tra 1919 e 1931. Uso questa data, non soltanto il 28, perché le polemiche si articoleranno meglio e diventeranno molto più ampie man mano che prosegue l'esperienza della crisi stessa. Ha avuto questa grande influenza che a un certo punto, per il trasformarsi dei problemi legato ai processi di trasformazione della società a livello internazionale, ha portato a dimenticare
quella esperienza, dopo un lungo arco di tempo, grosso modo 25 anni, di anomala per la durata, per l'intensità, crescita che ha interessato pezzi molto ampi del mondo, prevalentemente la zona nord atlantica, tra Europa, Stati Uniti, Canada, fondamentalmente tra grosso modo il 1948 e la seconda metà degli anni 60, con un prolungamento fino allo scoppio della crisi petrolifera. Quella lunga fase di crescita che ha coinvolto indirettamente anche altre aree del mondo è stata sufficiente per ritenere che le crisi fossero definitivamente morte. Si è dovuto aspettare una nuova tremenda esperienza iniziata a molti anni di distanza dalla prima, nel 2007-2008, per accorgersi che il problema della crisi non è superato, è qualche cosa che è connaturato al modo di funzionare di un'economia di tipo contemporaneo, una volta avremmo detto un'economia di tipo industriale, oggi non lo possiamo più dire, anche se la componente industriale dei sistemi economici odierni continua ad essere molto forte, molto rilevante dal punto di vista dell'occupazione complessiva e del reddito prodotto. La crisi del 2007-2008 ha sollecitato, iniziata nel 2007-2008, ha sollecitato un forte ripensamento, una forte valutazione di quella che era stata l'esperienza immediatamente precedente, e quindi dopo un lungo silenzio che ha visto pochissime iniziative da parte di economisti o di storici per occuparsi di quell'episodio lontano ma tanto importante, c'è stata una nuova fioritura di letteratura. E la fioritura di letteratura, molto intensa in particolare tra il 2009 e il 2011-12, ha portato di nuovo in evidenza alcuni temi che sembravano essere ormai del tutto confinati al dimenticatoio, al tentativo di analizzare con strumenti non più riproponibili delle esperienze troppo lontane per essere considerate in qualche maniera ancora interessanti. In particolare un elemento cruciale è stato messo in assoluta evidenza: l'importanza dei fattori di carattere finanziario nel determinare elementi di instabilità strettamente connaturati al modo di funzionare del sistema economico contemporaneo, e da questi elementi di instabilità possono essere derivati i meccanismi che hanno determinato un impatto così negativo sul livello della produzione, sul livello della creazione del reddito e sul livello della occupazione. I meccanismi presi in considerazione sono dei meccanismi piuttosto ovvi e partono dalla ricerca di quello che può giustificare in un sistema economico di tipo contemporaneo, quindi piuttosto sofisticato, con operatori fortemente impegnati in un processo di investimento che richiede molte risorse e che costituisce il punto nodale attorno a cui si può costruire la dinamica di un sistema. Torno su questo, lo sottolineo pesantemente: l'elemento dinamico fondamentale dei sistemi economici è rappresentato sostanzialmente dalla dinamica dell'investimento. Se si guardano dati di
di carattere macroeconomico, molto generali, molto astratti, possiamo vedere che grosso modo nelle società contemporanee avanzate il tasso di investimento annuale medio si colloca tra il 10 e il 15-16% rispetto ad un 100% che è rappresentato dal totale del prodotto interno lordo di diversi sistemi economici. Al confronto, cifre intorno all'80% che sono la stima del peso che hanno i consumi nel funzionamento dei sistemi economici appare nettamente predominante e potremmo avere la tentazione di ritenere che l'elemento cruciale, fondamentale che detta la dinamica dei sistemi economici è rappresentata proprio dalla domanda per consumi. In realtà non è esattamente così, nel senso che la domanda per consumi è una domanda che incide, pesa, ha un grande ruolo, determina una quota molto significativa del livello complessivo dell'occupazione, ma non è l'elemento che può determinare il rinnovamento, la perpetuazione della capacità produttiva all'interno dei diversi sistemi economici. E non è nemmeno l'elemento che è suscettibile di variazioni così importanti da un periodo all'altro da determinare oscillazioni nel modo di funzionare del sistema economico, perché al centro della consapevolezza che le crisi contribuiscono a determinare c'è la nozione che il processo economico non si sviluppa con una costanza di crescita indeterminata, indefinita, ma avviene secondo un ritmo più o meno oscillatorio che si riteneva una volta potesse essere studiato cercando delle regolarità nelle oscillazioni. Ora questo tipo di convinzione è molto più limitata, è molto più ridotta e ha perso rilevanza, ma resta il fatto che il funzionamento del sistema economico non è continuo, non è stabile nel corso del tempo. Allora, l'investimento come elemento cruciale per giustificare il funzionamento di un sistema economico si accompagna con un'esigenza ovvia: la mobilitazione di risorse finanziarie adeguate per cercare di finanziare questo meccanismo così cruciale. Queste risorse possono essere ricavate da guadagni che gli operatori economici che fanno investimenti ritengono di poter hanno accumulato nel corso del tempo, ma più spesso possono essere ricavati utilizzando gli strumenti del credito, e questo è un elemento di efficacia estremamente importante nel modo di funzionare dei sistemi economici contemporanei rispetto ad altre situazioni, ad altri momenti in cui il ruolo di questi operatori era molto più limitato. Ma c'è anche la possibilità che questi operatori si comportino con una relativa autonomia rispetto a questa funzione di sostegno dell'investimento, cerchino forme di guadagno promettenti anche se più aleatorie, e allora in questo c'è un elemento di debolezza. Spero di non rovinarvi troppo la vita facendo dei riferimenti concreti a due o tre casi di riflessione sul problema della instabilità finanziaria, cominciando con il caso di un economista statunitense, credo abbastanza noto. Il suo nome è Irving Fisher, che all'inizio del Novecento ha ragionato molto, diversamente da quanto tanti altri economisti hanno fatto, sulla dinamica della moneta
e sul rapporto tra moneta e prezzo. Questo è l'elemento cruciale nella sua visione dei problemi dell'analisi economica. A Fisher può essere attribuita una delle prime riflessioni sull'esperienza della crisi iniziata nel 1929. È una riflessione che ha cercato di spiegare perché ci fosse un meccanismo che legava insieme possibilità di espansione ciclica nei sistemi economici e instabilità di questi stessi sistemi economici, riconoscendo che c'è una fase che possiamo considerare iniziale di ascesa del ciclo, la cui origine sarebbe esterna rispetto al funzionamento del sistema economico. Richiamo la vostra attenzione su questa qualificazione, qualche cosa di esterno, è la debolezza sostanziale dell'approccio di Irving Fisher alla questione. L'ideale sarebbe cercare di poter spiegare la dinamica di un fenomeno andando a vedere quali sono le sue componenti che vanno in questa direzione. Ma resta il merito di aver ragionato sul rapporto tra espansione ciclica e instabilità. Allora, nella fase ascendente, fattori esogeni agiscono determinando la crescita del sistema economico, aprendo che cosa? Fondamentalmente nuove opportunità di investimento, cioè appaiono dei campi di attività, l'offerta di merci nuove, l'offerta di servizi nuovi, che attirano l'investimento da parte di operatori perché appaiono promettenti. In che senso? Fanno guadagnare fondamentalmente. Questi investimenti si concentrano in settori economici che possono essere considerati chiave, e nella visione di Fisher, secondo i suoi elenchi, si tratta di settori che vengono stimolati da nuove invenzioni tecniche, cosa che è molto ovvia, qualche cosa di nuovo che prima non c'era e che risulta promettente, oppure scoperte di oro, cosa che effettivamente tra fine 800 e inizio 900 ha avuto un notevole peso nel determinare risultati di espansione in alcuni sistemi economici, oppure finalmente guerre. La scossa esogena incoraggia i nuovi investimenti e questi nuovi investimenti determinano un aumento della produzione e un aumento del livello dei prezzi. Il meccanismo per cui ci sia un rapporto stretto tra incremento della produzione e incremento del livello dei prezzi non fa parte delle curiosità di Fisher. Entrerà invece moltissimo nei ragionamenti fatti da Keynes, ovviamente, e da i discepoli di Keynes in anni successivi. Chiedo scusa della mia difficoltà di avere un rapporto con il microfono. L'aumento dei prezzi accresce i profitti, incoraggia ulteriormente gli investimenti e a questo punto anche la speculazione, che mira a ottenere dei guadagni in termini di incremento dei patrimoni degli operatori che fanno questo tipo di operazioni, cioè operazioni di carattere speculativo. Il processo viene finanziato ricorrendo all'indebitamento. L'indebitamento fa aumentare la liquidità monetaria dei sistemi economici attraverso il meccanismo dei depositi bancari, cioè attraverso il temporaneo accantonamento di risorse presso il sistema bancario da parte di operatori che attendono il momento opportuno per poterle
utilizzare. L'aumento di liquidità spinge a sua volta ancora una volta i prezzi verso l'alto, e questa è una delle convinzioni più profonde che Fisher ha espresso fin dall'inizio della sua attività come economista, e cresce in particolare, questa è un'altra delle sue convinzioni profonde, la velocità di circolazione della moneta. Il risultato è una situazione di grande ottimismo che porta a una condizione di sovraindebitamento, cioè una condizione di incauta esposizione debitoria che si verifica nel momento in cui comincia a scarseggiare o manca completamente la liquidità per affrontare l'indebitamento, cioè non ci sono risorse liquide per rimborsare i debiti che si sono accesi. Il passo successivo è quello dell'insolvenza, cioè il riconoscimento che non si può rimborsare ciò che si è preso a prestito, e a questo punto è obbligatoria la liquidazione. Scatta un meccanismo che è esattamente l'inverso di quello che ha operato nella fase ascendente. La liquidazione determina una crescita dell'offerta di merci e di servizi che trovano scarsi compratori, i prezzi si abbassano e la dinamica a questo punto è quella di una perdita sistematica in termini di risultato del sistema economico. Questo è il quadro difficile, debole da molti punti di vista, fortemente legato alle sue assunzioni di carattere fondamentale in campo monetario, molto discutibili, mi risparmio la discussione su queste cose, ma resta il merito di aver cercato di capire perché la debolezza della maglia rappresentata dall'indebitamento degli operatori economici può avere una rilevanza generale nel funzionamento del sistema economico. Rispetto a quella proposta che ribadisco fa parte dell'esperienza immediata legata alla registrazione degli effetti della grande crisi del 1929, il saggio relativo, se non mi ricordo male, venne pubblicato all'inizio del 1931, quindi proprio appena si era cominciato a ragionare su queste cose. Ovviamente può essere raffinato notevolmente aggiungendo competenze, idee e prospettive analitiche piuttosto diverse. E vi approfitto ancora della vostra pazienza proponendovi un altro tipo di ricostruzione che è rimasto per decenni assai poco coltivato e poi all'improvviso ha avuto un recupero fortissimo di interesse proprio negli ultimi anni. Si tratta di una proposta analitica elaborata progressivamente tra la seconda metà degli anni 50 e l'inizio degli anni 80 da un economista americano di nome Ayman Pominski, che ha avuto un ruolo in parte accademico, in parte operativo, e che è stato legato fortemente ad una delle 12 banche del sistema della Riserva Federale degli Stati Uniti, cioè dell'istituto di emissione della banca centrale statunitense, quello di St. Louis, che curiosamente ha una tradizione alta di analisi in campo monetario e di politiche finanziarie. Nella visione di Minsky un punto è comune con la partenza rappresentata da Irving Fisher: l'idea che ci sia un rapporto stretto tra espansione ciclica e instabilità. Nella fase di espansione la struttura finanziaria diventa più fragile. Si verifica una crisi quando la struttura subisce uno shock che induce a liquidare
gli attivi che si sono costituiti presso gli operatori economici. Perché diventa più fragile la struttura finanziaria? Essenzialmente perché attraverso la moltiplicazione del rapporto di prestito si viene a esporre le istituzioni che curano l'attività di finanziamento alla capacità di rimborso da parte degli operatori che prendono a prestito. E la possibilità di prendere a prestito viene gestita non nella stessa maniera dai diversi operatori. Ci sono operatori che sono prudenti, cercano di prendere a prestito calcolando la loro futura capacità di rimborso e quindi si espongono cercando di valutare quello che sarà la dinamica prossima del proprio reddito per avere un flusso di entrate di reddito che sia largamente capace di compensare il tasso di interesse che devono pagare per indebitarsi più il rimborso del capitale che si sono che hanno assunto. Ci sono altri operatori però che non si comportano esattamente in questa maniera, possono avere un atteggiamento che Minsky chiama più speculativo, cioè possono ritenere che ci siano capacità in prospettiva di guadagno così positive, così buone, che ritengono del tutto accettabile e prudente indebitarsi per cifre che comportano esborsi, interessi e rimborso maggiori di quelli che sono i loro flussi di entrata attuali, ma che ritengono ottimisticamente saranno suscettibili di crescere nel futuro. Qui vedete già che si prospetta un elemento importante, un fattore di incertezza per quello che può capitare nel futuro, su cui francamente nessuno può avere la possibilità di esprimere certezze e sicurezze. Ma c'è ancora un terzo modo per procedere all'indebitamento ed è quello che nella terminologia di Minsky si viene definito un criterio alla Charles Ponzi. Questo nome di un italo-americano che faceva il banchiere nella zona orientale degli Stati Uniti, in particolare a Boston negli anni 20, era il modo di operare di un signore che aveva pensato di accrescere la sua possibilità di controllare risorse aprendo sistematicamente debiti che avrebbe rimborsato man mano che li apriva utilizzando i proventi di nuovi debiti che contemporaneamente cominciava a fare. Questo modo di procedere ovviamente ha portato alla clamorosa fine di Ponzi come finanziere, ha lasciato la gloria di un nome che è diventato il simbolo di un modo di procedere assolutamente incauto, assolutamente destabilizzante. In che cosa consiste il prendere a prestito secondo i criteri di Ponzi? Prendere a prestito cifre che non possono essere restituite se non nella misura in cui si riesce ad ottenere nuovo credito nel corso della propria attività. Cioè una condizione estremamente aleatoria che dipende da tanti fattori. Dipende dalla capacità di rimanere in piedi in una congiuntura che può essere positiva ma che può anche rovesciarsi e diventare difficile. Dipende dalla disponibilità del prestatore ad accettare la credibilità del suo debitore, cioè tutti i fattori nuovamente che sottolineano fortissimamente l'importanza della aleatorietà
del modo di operare dei sistemi economici sofisticati, cioè sistemi economici che associano processi di produzione, di distribuzione con processi del credito. Richiamo un attimo la vostra attenzione su questo. Non è ovvio che gli economisti associno questi due pezzi del modo di funzionare del sistema economico. La maggior parte degli economisti, per lunga tradizione, grosso modo una tradizione che è cominciata all'ultimo trentennio dell'Ottocento, tende a separare nettamente dinamiche di carattere monetario e finanziario da dinamiche di carattere produttivo e distributivo. È una lunga esperienza che ha suscitato tantissime discussioni, ha suscitato tentativi di ricongiungere queste due entità che vengono mantenute divise, con conseguenze che spesso vengono lamentate perché poco realistiche e poco adeguate a capire la dinamica dei processi economici. Ma resta il fatto che la divisione non è superata facilmente. Accenno ancora ad un punto che deve rimanere fermo come sollecitazione, ma non vado ovviamente oltre questo livello. Lo sforzo più rilevante per arrivare ad una ricongiunzione di queste due forme di approccio è quella dovuta a Keynes. Quindi quando sentite parlare di Keynes e lo valutate come un punto potenziale di riferimento per suggerire politiche anticrisi, sappiate che fate una cosa giustificata ma parziale rispetto a quella che è la complessività del suo approccio. Il tipo di suggerimento di politica economica e finanziaria che può essere ricavato dalla produzione scientifica di Keynes, soprattutto dopo il 1929-30, è un tipo di suggerimento che ha come radice sua l'esigenza di tenere unite insieme la parte finanziaria dei sistemi economici e la parte produttiva e distributiva degli stessi sistemi economici, cosa che non è assolutamente scontata. Cosa capita nel sistema finanziario quando vengono chiesti prestiti in maniera più o meno massiccia dagli operatori economici a chi si occupa di intermediazione di capitali liquidi? Sostanzialmente un aumento del tasso di interesse tanto più grande quanto più alta è l'aleatorietà dei prestiti che si richiedono, cioè quanto più ci si avvicina al modello della finanza speculativa o addirittura allo schema della finanza alla Ponzi che vi ho appena illustrato. Quando il tasso di interesse sale, è ovvio che questo può incidere sulle prospettive di guadagno connesse ad un determinato investimento. Quello che poteva apparire all'inizio, quando l'investimento è stato deciso, un valore positivo che si sarebbe quasi certamente ottenuto, può trasformarsi in un valore negativo, cioè ci si può trovare a misurarsi con un impiego di risorse che non potrà essere integralmente recuperato. Nella fase ascendente, la domanda di nuovi investimenti in risposta a opportunità accresciute di profitto spinge a chiedere finanziamenti e una parte crescente dell'investimento viene finanziata in questa maniera, quindi ricorrendo a prestiti bancari, spesso a breve termine,
all'emissione di titoli azionari o obbligazionari ed eventualmente per una parte da prestiti a lungo termine. Il risultato in tutti questi casi è quello di un aumento del tasso di interesse. È ovvio che l'esposizione o l'entità del rischio cambia a seconda del tipo di veicoli che sono stati scelti per ottenere il credito. Può essere particolarmente accentuata la precarietà con credito a breve termine, può essere una precarietà di tipo diverso, quella associata all'emissione di titoli, azioni o obbligazioni, ciascuna con caratteristiche ben diverse, e finalmente può esserci una minore aleatorietà nel caso di una quota del debito rappresentata da operazioni a lungo termine. La domanda aggiuntiva di credito viene affrontata in parte con la creazione di innovazioni finanziarie. Vi prego, fate molta attenzione a questo, perché è l'elemento assolutamente cruciale di quello che è capitato nel corso degli anni venti, ma basta aver letto le cronache dei giornali dal luglio del 2007 in avanti per rendersi conto che questo elemento ha giocato un ruolo assolutamente decisivo nell'aumentare l'instabilità. A che cosa servono le innovazioni finanziarie? A massimizzare l'efficacia delle risorse in termini di liquidità che sono disponibili. Quali possono essere dei meccanismi? Beh, per esempio, possono essere dei meccanismi che riguardano l'abbattimento del rapporto tra risorse proprie di chi dà a prestito e la quantità dei prestiti che vengono effettivamente erogati. Nel corso degli anni venti era molto frequente che un sistema bancario prudente desse crediti in rapporto di 10 a 3 rispetto ai propri mezzi rappresentati da capitale. Una delle condizioni dell'innovazione finanziaria negli anni 20 e nel passaggio agli anni 30 è stato quello di pensare che potesse bastare dare uno di proprio capitale contro 10 di credito. E allora vedete immediatamente che si crea un elemento di debolezza relativa in caso di un esito non fortunato delle operazioni. In anni più recenti questo modo di operare è stato larghissimamente superato. C'è ovviamente un condizionamento legato alle trasformazioni operative dei sistemi economici, dei sistemi finanziari, che andrebbe preso in considerazione, ma ve lo risparmio e cerco di procedere oltre. L'espansione degli investimenti è finanziata in parte da un aumento endogeno della offerta di moneta. Il rapporto tra banche e debitori si lega alla crescita normalmente di castelletti o di scoperti di conto corrente che aumentano la liquidità complessiva disponibile per il sistema attraverso un apposito schema di moltiplicazione su cui non vi intrattengo. E c'è la eventualità forte che possa anche aumentare la velocità di circolazione dei mezzi di pagamento, della liquidità disponibile. Il risultato di questa situazione è che si crea un ambiente fragile, e questo ambiente fragile può incepparsi nel
caso in cui si modifichino le prospettive di rendimento degli investimenti che sono stati fatti. E quindi abbiamo una condizione che tende a riprodurre quella che avete già sentito ricordare a proposito di Irving Fisher, cioè un inceppamento del sistema che determina la richiesta di rientro nella propria esposizione da parte di chi ha erogato i crediti, nella difficoltà del debitore di fare fronte ai propri crediti e così via, fino a prendere tutte le decisioni che sono coerenti con la constatazione di questo stato di insolvenza. Il punto cruciale in questo meccanismo, nella visione di Minsky, è rappresentato dall'aumento del tasso di interesse, cioè un fattore molto ovvio, molto semplice, che è strettamente legato alla logica operativa del sistema finanziario. Cosa può rimediare a questo? E qui facciamo passi avanti notevoli rispetto alla situazione di Fisher. Può occorrere un prestatore di ultima istanza che intervenga quando si presenta la difficoltà e che rimedi alla mancanza di liquidità affrontando l'erogazione di risorse liquide per i debitori altrimenti insolventi. Se c'è qualcuno che faccia questo, è molto probabile che, se non completamente, almeno in parte, le conseguenze drammatiche di quella crisi possano essere in parte cancellate. L'esperienza degli anni 30 ci dice che il prestatore di ultima istanza esisteva in maniera parziale in alcuni sistemi economici, ma non in tutti, e comunque operava prevalentemente solo su scala nazionale, stato per stato, caso per caso. Non c'era un prestatore di ultima istanza a livello internazionale. Molto del ragionamento, degli sforzi operativi e dei tentativi degli anni successivi alla grande crisi è andato invece nel senso di costruire dei prestatori di ultima istanza. E ancora una volta facile fare il riferimento alle polemiche giornalistiche sul ruolo della Banca Centrale Europea, sulla differenza tra il modus operandi della Banca Centrale Europea, della Banca del Giappone o del Federal Reserve System o della Banca d'Inghilterra, che hanno accompagnato la lunga esperienza della crisi attuale dal 2007 ad oggi, fino a ammettere una riforma strutturale, sostanziale nel modo di lavorare della Banca Centrale Europea, che contempla la possibilità di svolgere operazioni che rientrano nelle operazioni classiche di un prestatore di ultima istanza. Tutto questo a cosa può portare? Può portare alla constatazione che l'esperienza degli anni 30 ha avuto alla sua base una forte ondata di ottimismo e di sviluppo che è concentrata nella seconda metà degli anni 20. Penso di non avere più molto tempo per parlare, grosso modo. Vedo che altri facciamo 10-15 minuti, tutto dipende dalla capacità di attenzione dei nostri ragazzi, mi sembra, ma mi sembra che questa ci sia. Allora io provo a sfruttare 15 minuti di meno, proprio penso di non farcela, abbiate pazienza e cerco di fare veloce. Quella congiuntura espansiva molto forte
che si determina tra la metà degli anni 20 e la fine di quel decennio ha un punto di forza importante. Questo punto di forza nasce dal raggiungimento di soluzioni ad una delle eredità più pesanti ricevute dalla vicenda della Prima Guerra Mondiale. Quell'eredità aveva due componenti fondamentali. Una era di carattere finanziario interno ai diversi stati. La guerra ha comportato la dilatazione della spesa pubblica da parte delle amministrazioni statali. Questa spesa pubblica è stata affrontata in misura pressoché prevalente in tutti gli stati interessati attraverso l'emissione di titoli di debito e solo moderatamente da un aumento del prelievo fiscale. Qualcuno di più, qualcuno di meno, però sostanzialmente quello che vi ho detto corrisponde. Molta parte della finanza della Prima Guerra Mondiale poi non nasce da indebitamento interno ai singoli stati, ma nasce da indebitamento internazionale nei confronti prima della Gran Bretagna, poi degli Stati Uniti. E la Gran Bretagna, che prima era creditrice, dal 1916, dalla primavera del 1916, non può fare fronte alle esigenze di finanziamento dello sforzo bellico se non appoggiandosi agli Stati Uniti. Che cosa deriva da questo? Beh, una situazione complicata, che si è accumulato un forte debito. Questo forte debito è espresso in sterline e in dollari e riguarda stati che hanno monete che dopo la conclusione della guerra devono essere svalutate, vengono di fatto svalutate, indipendentemente da quella che è l'aspirazione dei diversi amministratori nei vari stati, rispetto al dollaro sicuramente e molto presto anche alla sterlina, perché la sterlina, essendo la moneta di un grandissimo mercato finanziario di portata internazionale, pare che debba essere riportata alla parità del 1914, cioè prima della guerra, per poter consentire il recupero di quella funzione di grande mercato finanziario internazionale. Ne nasce grandissimo danno per l'economia britannica ed è proprio su questo danno che tanto ragiona Keynes e costruisce la sua valutazione critica di quello che era capitato. Ma se la sterlina si rivaluta, il debito espresso in sterline degli altri si rivaluta e lo stesso capita per il dollaro. Come vedete, una situazione drammatica di rincorsa senza che ci siano capacità concrete di trovare soluzioni se non negoziando. Ma la negoziazione avviene su base rigidamente bilaterale, ciascuno Stato con il suo creditore, Stato creditore, non attraverso un accordo complessivo. Questo che cosa comporta? Comporta differenze importanti di accordi e soprattutto una su cui richiamo molto la vostra attenzione: le sistemazioni monetarie, cioè la determinazione dei tassi di cambio, che viene fatta in relazione agli accordi di stabilizzazione del debito estero che i vari stati hanno, non avviene cercando di vedere quale può essere una condizione di relativa stabilità per tutti gli stati coinvolti, ma avviene caso per caso. Può darsi che qualcuno sopravvaluti, qualcun altro sottovaluti. Il risultato cos'è? Un sistema monetario fragile. Qual è il punto di uscita da questo? Il fatto che ci siano
paesi, sistemi economici che accettano di trasferire risorse dal proprio interno ai paesi debitori, mettendoli in condizioni temporaneamente di pagare i loro debiti. È quello che capita tra il 1924 e il 1928. Perché il 24? Perché si risolve il caso del debitore più debitore di tutti, che è la Germania, ed è il 28 il termine, perché è l'anno in cui scoppia una maggiore intenzione da parte di operatori statunitensi a impiegare per ragioni speculative la liquidità di cui possono disporre in proprio o presa a prestito per effettuare promettenti speculazioni come quelle che hanno cominciato a fare intorno al 1925. Nel 1925 si occupano soprattutto di fare speculazione immobiliare, e c'è un punto di fissaggio molto forte, è rappresentato dalla Florida, o Florida se preferite, cioè un posto abbandonato da Dio e dagli uomini, pieno di paludi, in cui c'è un clima piuttosto mite che sembra essere estremamente promettente per tutti quelli che possono andare in pensione godendo di una discreta rendita e vivere in una condizione climatica opportuna, purché questo territorio sia messo in valore. È l'opportunità di una meravigliosa speculazione immobiliare che attira risorse, ma per un certo numero di anni queste risorse non vanno ad intaccare quelle che si impiegano trasferendole all'estero da parte statunitense. A questo primo nucleo di speculazione interna alternativa all'impiego internazionale si aggiunge tra 27 e 28 una nuova prospettiva, quella di impiegare risorse liquide in borsa, comprando titoli azionari soprattutto, che salgono rapidamente di quotazione perché c'è un diffuso fortissimo ottimismo. Questo fortissimo ottimismo è legato a quello che è ovvio, cioè una grande quantità di opportunità per investimenti nuovi, che apre la strada a investimenti seri in cose effettivamente fattibili e produttive, ma anche ad una quantità di iniziative assolutamente strampalate, eventualmente combinate solo per fregare quelli che accettano di mettere i loro soldi in queste iniziative. Le quotazioni di borsa salgono in maniera impressionante nel corso del 1927, seconda metà, 1928, 1929. Cosa vuol dire che una quotazione di borsa sale? Che il prezzo che si paga per una azione dovrebbe apparire commisurato al dividendo che si pagherà su quell'azione, cioè al rendimento che quell'azione avrà. Se i prezzi sono moltiplicati per 10, 15, 20 volte, è impossibile pensare a rendimenti che si moltiplichino esattamente nella stessa misura. Cos'è capitato nella fase intermedia tra quando il processo comincia e si sviluppa nella sua fase, diciamo, intermedia? Che era facile rivendere le proprie azioni, quindi non si cerca il guadagno sul dividendo, si cerca il guadagno sulla rivalutazione. Ma a un certo punto diventa chiaro in maniera assoluta che le quotazioni sono talmente alte che non sarà mai possibile guadagnare su questo. Caduta feroce, rincorsa disperata a liquidità aggiuntiva che dovrebbe servire a chiudere i contratti che sono ancora in essere e che ovviamente non si potranno chiudere. Ottobre del 1929, caduta drammatica delle quotazioni, nel giro di due anni
le quotazioni di titoli azionari e di obbligazioni caleranno a un 30% di quello che sono state nel punto di massimo. Cioè vuol dire che chi aveva emesso dei titoli ottenendo $100 per un'azione, faccio un caso numerico assolutamente cretino, può sperare di averne, se trova un compratore, 30. La perdita è spaventosa e il meccanismo delle crisi di cui vi siete sentiti indottrinare poco fa, a questo punto si può mettere tranquillamente in moto. Il meccanismo è quello dell'insolvenza, della corsa disperata alla ricerca di liquidità, della mancanza di prestiti, della contrazione dell'attività. Contrazione dell'attività vuol dire niente investimenti nuovi, abbassamento dell'attività vuol dire liquidazione di quello che c'è a prezzo assolutamente stracciato, pur di riuscire a farcela. Vuol dire rinvio dei lavoratori che hanno il lavoro presso queste strutture che si trovano in difficoltà, vuol dire disoccupazione crescente, vuol dire incapacità di fare fronte, e qui arriviamo a un altro elemento, all'indebitamento non degli operatori economici e finanziari, ma all'indebitamento dei singoli cittadini. E c'erano due categorie che in questa situazione potevano soffrire. Una era quella di chi aveva comprato casa. 1929, tanti, ma non tanti quanti quelli che hanno comprato casa tra il 2000 e il 2006. La seconda categoria, i contadini, piccoli contadini che hanno avuto un momento di gloria durante la guerra perché i prezzi dei loro prodotti sono saliti alle stelle, quindi guadagnavano di più, e che investono, come capita normalmente che facciano i contadini, comprando terra. Tutti avete probabilmente letto Steinbeck, tutti avete certamente visto il film che è stato ricavato negli anni 40, tutti quanti sapete che questo porta ad una diffusa forma di impoverimento e di cancellazione di opportunità di lavoro. A questo momento tutto quanto esiste ed è già incardinato bene. La crisi può andare avanti serenamente, tranquillamente, tanto più se vengono fatti degli errori di politica economica per gestirla. E questi errori in qualche maniera vengono concretamente fatti. L'investimento è crollato, l'unico rimedio, secondo quello che si pensa di poter fare, consiste nell'aumentare la fiducia degli operatori che possono investire. E l'idea balzante che c'è è che la fiducia possa aumentare se si applicano criteri di finanza sana nella gestione della finanza pubblica, cioè bloccare la spesa pubblica, cercare di avere un bilancio non in pareggio ma addirittura in surplus, e a questo punto aggiungere, senza saperlo e senza volerlo, un ulteriore motivo di difficoltà nelle difficoltà che già si stanno accumulando. Aggiungo ancora una cosa. Gli Stati Uniti sono un grande mercato per l'offerta di liquidità, abbiamo visto che il loro intervento garantiva la capacità di pagare i debiti da parte dei paesi debitori, sono un grande mercato per merci sia agricole che minerarie che per prodotti manifatturieri. A questo punto la caduta del potere di acquisto realizzata dalla popolazione americana trascina ovviamente la caduta dei prezzi in altri sistemi economici e si innesca quel meccanismo di diffusione a catena della crisi che dagli Stati Uniti coinvolge progressivamente gli altri stati.
Questo detto con una rozzezza spaventosa e con una, un disordine di cui vergogno, è più o meno il meccanismo che c'è stato allora. Allusivamente avete sentito richiamare dei paralleli. Se per caso qualcuno è interessato ad approfondire la questione dei paralleli, ovviamente possiamo farlo. Se qualcuno fosse interessato a sentirsi altre dichiarazioni sul problema invece delle modalità di venire fuori dalla crisi, possiamo affrontarlo, ma io rendo il microfono perché ho paura di continuare a... Credo che l'attenzione sia stata desta, anche se non identica per tutti, c'è chi prende appunti e vedo molto virtuosamente, ma sicuramente la testa sarà stata mantenuta sveglia, perché nelle parole dell'analisi che il professor Falco ci ha regalato, e veramente lo ringrazio perché ci ha fatto un bellissimo regalo, io sentivo via via, ha parlato di paralleli, di comparazioni. D'altra parte il nostro lavoro di quest'anno e il lavoro precedente nasceva proprio da desiderio di, comparando, capire meglio. Comparando ieri e oggi, capire meglio e capire meglio quali sono le dinamiche, e quindi capire meglio, anche se nessuno tra di noi, perlomeno non io, non gli insegnanti, non gli studenti, hanno il potere di prendere decisioni, ma hanno il potere di agire una volta compreso. Io ho sentito allusioni a Mario Draghi e alla BCE. Ho sentito allusioni alle immagini che ci sono passate davanti in televisione, che abbiamo visto nei giornali, degli americani con lo scatolone licenziati e che andavano a casa. Ho sentito allusioni all'immagine delle tende, degli accampamenti di chi aveva perduto la casa negli Stati Uniti d'America e quindi si accampava la meglio dopo che erano crollate le sue possibilità, i mutui, no? I famosi mutui subprime si chiamavano, no? E erano i crediti concessi. Ho sentito allusioni a tante cose che vediamo anche in casa nostra, anche in Italia. Ho sentito allusioni alle politiche del Nord Europa, no? Che sono politiche di austerità, quando, se ho ben capito, l'austerità nei bilanci, l'austerità come linea, diventa un ulteriore elemento di crisi, no? Di motore di crisi. Ecco, io non so, a me piacerebbe molto che qualcuno di voi ragazzi avesse voglia di capire meglio, e a me piacerebbe molto anche che il professor Falco ci aiutasse a capire se le condizioni della crisi, le condizioni di un perpetuarsi della crisi sono tutte lì davanti a noi e ci sono, quale potrebbe essere un modo per, o quali i modi per fare in maniera che si possa superare il sistema mondo, questa categoria che sicuramente avete usato, il museo della storia, magari ho sentito evocare Fernand Braudel quando appunto l'Inghilterra esce dall'essere centro del sistema mondo e il sistema mondo ha il suo centro negli Stati Uniti d'America. Il sistema mondo di oggi è complicato, quindi sicuramente le ricette non sono facili, però ecco, se avete voglia di fare domande, la mia domanda sarebbe prioritariamente: ma che cosa si dovrebbe fare, cosa dovrebbero e dovremmo fare per cercare di uscire dalla crisi, o perlomeno di porre... C'è il microfono qui, quindi chi vuole può parlare, sarebbe bene col microfono, magari lo facciamo girare. No,
Semplicemente non si è accennato, vorrei che magari desse una qualificazione di quello che stiamo dicendo, che ci siamo detti. Il ruolo del mercato immobiliare in questo contesto, eventuali soluzioni per uscire dalla crisi e il rapporto col credito. C'è qualcun altro curioso? Allora, essendo in Europa, l'Italia ora la moneta corrente è l'euro, no? Come ha detto, l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America hanno svalutato la loro moneta per tentare di riuscire dalla crisi. Essendo noi in Europa e sottostando noi alle regole delle banche centrali, non è possibile la svalutazione della moneta. Quindi l'unico modo di... se può essere svalutata la svalutazione del lavoro, quindi cosa potrebbe comportare questo in Italia, cosa sta comportando ora questa domanda. C'è qualche altra domanda? La competenza degli operatori bancari, la sua Banca Etruria è benissimo delle passi, cioè dare credito senza garanzie e soprattutto se coloro che occupano i vertici delle banche sono dal punto di vista professionale competenti tecnicamente. Grazie. Le domande sono già numerose, ma se ci fosse qualcuno tra voi studenti, ne accogliamo anche. Credo che nell'esperienza di tutti noi c'è qualche cosa che è stata richiamata, no? Non so se voi avete voglia di... altrimenti diamo... c'era un'altra... Sì, professore... ha chiarito bene nell'ultima parte del suo intervento che spesso le crisi vengono aggravate da decisioni di politica economica che sono assolutamente fomentatrici invece di ulteriore crisi, e dunque credo si riferisse un po' alle politiche in generale di austerità che sia allora che adesso molti governi hanno messo. Allora io volevo chiedere questo al professore. Lei ritiene che una politica fiscale espansiva, che è ancora possibile, almeno in parte da parte dei singoli governi nazionali, perché sappiamo che la politica monetaria ormai, diceva giustamente il mio alunno Niccolò, è una politica comune per Europa, ma le politiche fiscali sono ancora politiche nazionali anche se entro vincoli che diventano sempre più stretti. Ecco, lei professore ritiene che una politica fiscale di tipo espansivo possa in qualche modo aiutare ad uscire dalla crisi anche in un momento in cui anche le compatibilità finanziarie diventano importanti e stringenti? Questo sarebbe il suggerimento che si potrebbe dare come soluzione per, se non uscire, per limitare i danni della crisi, cosa che del resto in parte è stata fatta per esempio negli Stati Uniti, quando subito dopo la crisi del 2008 siamo ridiventati, io dico per fortuna, un po' tutti keynesiani dopo l'ubriacatura del neoliberismo imperante prima della crisi. Grazie. Allora io provo a rispondere alle varie domande nell'ordine in cui mi sono state fatte. Allora, il ruolo del mercato immobiliare, non ho capito bene se debba essere il ruolo del mercato immobiliare nella grande crisi oppure nella situazione attuale. Vabbè, normalmente una quota importante dell'investimento in qualunque sistema economico viene destinata
alla, diciamo, alla costruzione di un patrimonio immobiliare più o meno consistente. Metto dentro il patrimonio immobiliare la costruzione di case residenziali o di strutture che possono servire come ricovero di impianti o annessi ad impianti, ma metto anche opere pubbliche che vanno dalla creazione di scuole e ospedali fino alla produzione di strade, ponti, porti, aeroporti e così via. Allora, una quota significativa dell'investimento complessivo annuo in qualunque stato sviluppato viene assorbito normalmente da questo tipo di investimento. Questo tipo di investimento può avere caratteristiche di determinante rilievo per la dinamica dei sistemi economici, perché la quota che è rappresentata da stabilimenti o impianti produttivi e infrastrutture agisce ovviamente sulla produttività complessiva del sistema economico, allora come ora. E questo è un impatto che è di importanza molto molto grande. C'è l'altro aspetto, quello legato all'edilizia residenziale, mettendoci dentro tutto, sia l'esperienza dell'edilizia residenziale per la prima casa cosiddetta, quanto per l'impiego di risorse per moltiplicare le case di proprietà. Questo tipo di mercato particolare o questo tipo di comparto produttivo particolare ha delle potenzialità che sono in parte molto diverse. Si legano all'assorbimento delle risorse dei privati cittadini, nel gergo si parla spesso di famiglie, io preferisco usare privati cittadini piuttosto che altre formule. Assorbendo risorse possono permettere la distribuzione di queste risorse tra operatori. Classico il caso di chi costruisce un villaggio nuovo offrendo delle case nuove. Ha comprato terra a prezzi probabilmente convenienti, ha costruito a prezzi che normalmente non hanno, a costi scusate, che normalmente non hanno una diretta corrispondenza con i prezzi di vendita e quindi può guadagnare molto. Il problema fondamentale è cosa fanno questi operatori dei soldi che hanno ricevuto? Li impiegano virtuosamente oppure no? Qui si apre ovviamente un punto interrogativo che va risolto caso per caso. Se li utilizzano virtuosamente, cioè li convertono in investimenti aggiuntivi, avremo uno stimolo al funzionamento del sistema economico. Se invece li esporteranno o li sotterreranno, questo stimolo al funzionamento dell'economia non ci sarà e le conseguenze, le ricadute saranno potenzialmente grandi. Tenuto conto di un'ultima ambiguità, abbiate pazienza se complico le storie, l'ambiguità sta in questa: il mercato degli immobili è un mercato che può cominciare in un determinato momento, ma prevede possibilmente una lunga catena di trasmissioni dei beni, e a questo punto il meccanismo dell'intervento per guadagnare o per perdere può essere un meccanismo che si prolunga nel tempo per una lunga catena. Ancora una volta, che cosa è il risultato medio? Sarà detto dall'analisi dei casi nazionali specifici sulla base di riscontri concreti. Il credito in questo processo gioca un ruolo molto molto grande, tanto da rendere vitale possibile soltanto l'esercizio di questo tipo di attività
soltanto se c'è mobilitazione di risorse a credito. E allora per questa via abbiamo una sovrapposizione stretta tra la domanda di immobili di tipo prevalentemente residenziale o assimilabile e quello che è la gestione dei sistemi bancari. E quindi per questa via possiamo avere un influsso diretto su quei meccanismi di crisi che ho malamente cercato di illustrare. Di più non mi sentirei di dire, aggiungerei forse soltanto, trattandosi di beni immobili che possono avere un mercato lento da realizzare, il pericolo di un rischio di immobilizzi per chi ha concesso credito possono essere significativi. La seconda domanda, più complicata, io non sono sicuro di averla capita bene, mi pare di aver capito che alcuni stati mantengono la capacità di modificare il tasso di cambio della propria moneta, tra questi il caso specifico richiamato è quello degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, altri stati no. Allora il problema non è tanto guardare la questione dal punto di vista solo dell'aggregato degli stati che aderiscono ad un sistema monetario unico. Questi stati, nei confronti di quelli che non aderiscono a questo sistema unico, hanno anche loro la capacità di vedere oscillare il tasso di cambio della loro moneta unica nei confronti della sterlina o del dollaro o dello yen giapponese o del renminbi. L'unica cosa è che il processo attraverso cui avviene questa oscillazione verso l'alto o verso il basso dell'euro è un po' più complicato di quello che non sia per gli altri stati, nel senso che c'è una forza che è legata alla dinamica delle bilance dei pagamenti aggregati di questi diversi stati che compongono la moneta unica, che ha il suo modo di operare, il suo modo di funzionare, e non ci sono santi. Se ci sarà un deficit aggregato complessivo nei paesi dell'euro, è molto probabile che l'euro, se non ci sono meccanismi di carattere finanziario che spostino dollari, sterline, yen, renminbi verso l'euro, tenda ad avere un cambio cedente, cioè che va verso il basso rispetto a dollaro, sterline. Se invece vogliamo dire che può esserci un'azione consapevole da parte di autorità monetarie per ottenere questo risultato in modo da agevolare eventualmente l'attività di carattere produttivo di merci e di servizi facilitando l'esportazione, allora dobbiamo dire che questo passa attraverso una forma di concertazione che ha il suo punto di manifestazione nel collegio dei ministri delle finanze dell'Unione Europea, d'accordo, d'intesa con gli organi consultivi della Banca Centrale Europea, dove sono rappresentati tutti gli stati che hanno la loro banca centrale che aderisce a quella particolare struttura. Possono essere operazioni semplici, si sono rivelate operazioni complicate. Come si potrebbe semplificare? Spingendo avanti il processo di unificazione, come diceva prima di morire Tommaso Padoa-Schioppa, che era una figura alta, di competentissimo nel campo specifico e di ben addentro alle dinamiche operative dell'istituto centrale delle banche centrali che aderiscono all'euro.
però dal punto di vista dei problemi in astratto non può porlo nei termini della rigidezza del tasso di cambio, vale soltanto per un operatore italiano che fino all'anno 1998-99 era abituato a protestare se la lira si rivalutava rispetto alle monete dei suoi partner commerciali, per esempio al franco francese o al peseta spagnola. Nel momento in cui tutti stanno all'interno di una stessa moneta, il meccanismo ovviamente non può più funzionare nella stessa maniera, però nei confronti del resto del mondo le oscillazioni del cambio ci sono e sono ben avvertibili con tutte le loro conseguenze economiche. C'è un problema istituzionale che diventa importante, ma è un problema un po' diverso, con risvolti politici, finanziari importanti, ma diverso rispetto a quello, non so se in qualche maniera. Poi mi è stato chiesto un giudizio sugli operatori bancari. Allora, io personalmente amo tanto le banche, ho cominciato quando ero studente a occuparmi di banche e fino adesso cerco di riservare a loro una grande attenzione. Ho trovato spesso nei quadri intermedi e alti delle banche a cui mi sono accostato, in particolare prevalentemente grandi banche, devo confessare, lucidità, capacità analitica e livelli informativi molto alti, che me li fanno normalmente apprezzare tanto che ho citato poco fa un ex alto esponente della Banca Centrale Italiana e poi del sistema bancario europeo come Padoa-Schioppa. Penso che non tanti abbiano condiviso con lui la lucidità e la profondità dell'informazione che ha messo a nostra disposizione attraverso la sua opera e le sue testimonianze. Poi però mi sono anche abituato, studiando altri tipi di banche, che può esserci un altro tipo di banchiere animato dal massimo della buona volontà e da un certo fiuto operativo. E questo tipo di banchiere molto presente, scusate, non voglio dire cose stupide e assurde, però è più facile che sia presente in fasce medio-basse del sistema bancario. Molto spesso può avere un ambito operativo limitato ad una zona specifica e sopravvivere in questa zona specifica grazie alla capacità di intessere rapporti privilegiati con la clientela che può essere sua. Da questo che può nascere, che può essere il prodotto delle migliori buone intenzioni, può capitare che finiscano con l'emergere dei comportamenti o troppo approssimativi o troppo facioni e quindi tutti i rischi che sono connessi alla gestione di un'attività bancaria. Perché dico queste cose? Perché io mi vanto di avere studiato quando ero studente il sistema bancario cattolico nella regione piemontese. Ed era un miracolo nato da molto poco e con grandi attese, grandi diciamo compiti. Intendeva affrancare i contadini piccoli proprietari ed eventualmente dei mezzadri da vincoli che limitavano il loro successo nel gestire le terre che avevano a disposizione, attraverso processi di carattere cooperativo che sono di per sé in astratto assolutamente sacrosanti. Avevano spesso personale ecclesiastico, quindi potenzialmente personale staccato dalle sirene del successo mondano e dal desiderio di fare soldi. La tragedia è stata che tra il 1923 e il 1927 queste banche sono state schiantate da una crisi veramente drammatica che le ha fatte fuori una dopo l'altra, mettendole alla mercé del governo fascista
che attraverso un'apposita ala di cattolici simpatizzanti del fascismo ha mantenuto in piedi il controllo su quelle che potevano essere interessanti. Io ho studiato il Piemonte, ma poi ho studiato anche quello che è capitato in Romagna, attorno a Ferrara, fondamentalmente a Ravenna. E il risultato che ho trovato lì, in un ambiente economico diversissimo, è stato molto simile. E allora mi sono fatto la convinzione che esiste un ventaglio molto ampio di operatori bancari che hanno ambiti e competenze diverse e dove possono esserci figure molto diverse. Figure orrende possono esserci anche in grandi banche. Ricordo per esempio di aver studiato a lungo, e questo è l'oggetto fondamentale della mia vita, il Banco di Roma, grande banca, e devo dire, io personalmente non ho mai usato nemmeno un bancomat del Banco di Roma quando esisteva, tanto che mi faceva impressione, però è stata una grandissima banca. Allora, il ventaglio è enorme, c'è di tutto, bisogna che i clienti abbiano l'occhio attento. Poi, l'ultima domanda che avete avuto la gentilezza di fare, politiche economiche, adeguate o inadeguate. Allora, io ho fatto un po' di riferimenti nel corso della comunicazione a dei cambiamenti che ci sarebbero stati molto forti nella visione del modo di funzionare dei sistemi economici proprio come reazione alla crisi. E questi cambiamenti hanno avuto un percorso complicato. C'è un signore che li ha proposti in un libro molto importante, si chiamava Keynes, il libro molto importante vede la luce nel 1936, alla fine di un lungo processo di elaborazione, lungo processo di elaborazione che comincia quando lui si libera di un grande tomo in due volumi intitolato La teoria della moneta nel 1930-1931 e che rimette in discussione molte delle sue convinzioni espresse lì dentro e arriva a una visione diversa. Quel modo di valutare il funzionamento del sistema economico è un modo complessivo che introduce per la prima volta nell'economia con una lucidità che altri non avevano mai avuto fino a quel momento l'idea che ci sia una interazione necessaria e ineliminabile tra tutte le componenti di un sistema economico. Quindi qualunque azione si eserciti in un segmentino del sistema economico, le reazioni interesseranno tutto il sistema, potranno essere più o meno grandi, ma c'è questa unitarietà, e questa unitarietà passa attraverso la capacità di generare reddito all'interno del sistema. La capacità di generare reddito dipende fondamentalmente dalla dinamica degli investimenti, di questi qualcosa vi ho detto, dalla dinamica del consumo, e anche su questo un cenno breve è stato fatto, dalla dinamica dello scambio con il resto del mondo e finalmente dalla dinamica della quota di reddito che può essere fatta risalire all'amministrazione statale sotto forma di spesa o di trasferimenti e al netto dei prelievi che vengono realizzati per il finanziamento attraverso il prelievo fiscale. Allora, dentro questo sistema sono stati inseriti dei contenuti nuovi che andavano contro quella che era la convinzione consolidata degli economisti attivi tra gli anni 70 dell'Ottocento e Keynes. Quello che è capitato, e su questo si potrebbe aprire un lungo discorso, ma io non lo vorrei aprire, è che l'impostazione originale e innovativa data da Keynes è stata
lentamente, progressivamente, ma molto presto, riorganizzata in una visione che permettesse di accordare il nuovo che veniva proposto da lui, quella visione unitaria, con molto del vecchio che veniva dalla tradizione precedente. Comincia presto, normalmente si dice che un allievo di Keynes molto bravo e lucido, che si chiamava Hicks, che forse conoscete perché poi vince un premio Nobel, è autore di passaggi fondamentali per la formazione di qualunque economista, ha prodotto un saggio su una rivista nel 1937 intitolato Mr. Keynes e i classici, cioè gli economisti precedenti, che presentava un modo di funzionare del rapporto tra investimento e tasso di interesse, che era né più né meno quello che veniva sostenuto contemporaneamente da esponenti illustrissimi della tradizione neoclassica, in particolare da Arthur Cecil Pigou, che era il secondo miglior allievo di Walfred Marshall, che era stato preferito a Keynes nel posto che doveva essere riservato a chi fosse subentrato a Marshall nell'insegnamento a Cambridge. Da quel filone di correzione e manovra sul keynesismo è nato il keynesismo che John Robinson, un'altra economista di grande fama e di grande pregio, allieva di Keynes, chiamava i keynesiani bastardi, cioè i keynesiani consulenti importanti di tanti governi e di tante istituzioni economiche e finanziarie attivi negli anni 40, 50, 60 fino alle soglie degli anni 70. Negli anni 70 arriva una sorta di cesura, non perché davvero nasca l'idea che va cambiata qualche cosa nel 1970, anzi, questa idea, se volete, è generata praticamente negli stessi anni della guerra, negli stessi anni di Bretton Woods. Nel 1944 viene varato il nuovo sistema monetario internazionale Bretton Woods, nel 1944 un signore che si chiama Hayek pubblica un gigantesco tomo pesantissimo e noiosissimo secondo me, che si chiama La via per la schiavitù, in cui costruisce un sistema di valori imperniato sul riconoscimento dell'individualismo assoluto come perno della struttura operativa dell'umanità. Non società, individui, non organizzazione, ma estrema divisione, estrema frammentazione. Quel testo che viene proiettato sul mercato mondiale dei libri con uno sforzo estremamente impegnativo di diffusione, ne verrà fatto un estratto che verrà diffuso dal Reader's Digest. Nessuno tra di voi è così vecchio come me da ricordarsi Selezione del Reader's Digest. Vabbè, grazie, siamo almeno in tre, forse in quattro. E questo sforzo serve a costruire una visione del mondo che è antitetica rispetto a quella di matrice keynesiana. Questa struttura viene fatta propria da una specifica società culturale che si chiama Mont Pelerin, cioè dalla montagna vicino Svizzera, in cui periodicamente esponenti del pensiero liberal-liberista si incontrano per discutere delle cose del mondo e delle prospettive e dei sistemi analitici che possono essere utilizzati per interpretarli e che vanno diffusi, vanno propagandati, e questo richiede un po' di tempo. Da 44 al 70 passano 26 anni. Nel 70, in un cambiamento forte che è legato al primo caso di forte
drammatica crisi. Mi riferisco al cambiamento della convertibilità del dollaro in oro col passaggio alla non convertibilità, che trascina dietro di sé immediatamente un secondo passaggio, che è quello del rincaro del petrolio, perché il dollaro svalutato non è più abbastanza attraente per chi ha il controllo di quella risorsa. Passaggio che avviene nel 73 tardi, perché l'OPEC, che è fondata nel 60, non è riuscita mai per 13 anni a mettersi d'accordo su che cosa fare per cercare di far aumentare il prezzo del petrolio, ma ci riesce solo nel momento in cui gli arabo sauditi non possono tirarsi indietro di fronte alla guerra tra Israele e i suoi vicini arabi, e sono costretti per solidarietà nei confronti degli altri arabi ad accettare il rincaro del petrolio attraverso un embargo che colpisce specificamente alcuni stati, in particolare Olanda e Stati Uniti, che hanno preso dichiarazione a favore di Israele, e in più una limitazione della produzione di petrolio. Vi prego, questo scenario 1973 è molto 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 simile a quello che vedete oggi, o meglio che vedete da 2 anni a questa parte, e che vede più o meno gli stessi attori con qualche modifica, molto meno dentro l'OPEC, perché nel frattempo l'OPEC è stata parzialmente svuotata e indebolita. Allora, i cambiamenti che intervengono dopo questi episodi e che continuano nel 74-75 con altre crisi finanziarie significative, poi nel 79-80, portano ad un qualcosa di completamente nuovo: una forte inflazione insieme con una situazione di alta disoccupazione e di forte sottoutilizzo delle risorse produttive. E allora cosa si dice? È lo Stato il responsabile fondamentale dell'inflazione, perché ha dilatato troppo la sua spesa, quindi va ripensato il ruolo economico dello Stato, quindi bisogna mettere al macero le ricette di tipo keynesiano sullo stimolo della domanda effettiva, perché queste sarebbero controproducenti. La tragedia è che questo tipo di convinzione, fortissimamente ancorato nella testa degli economisti da allora in avanti, con tutto un suo apparato analitico molto sofisticato, finisce con lo scontrarsi a sua volta con una sequenza che è difficile da combattere. Quella sequenza è rappresentata dal 1981-82 in poi da una successione di crisi finanziarie che si sono tranquillamente succedute a distanza ravvicinatissima. Dall'81-82, la crisi del debito dei paesi debitori, forse la ricordate, che si trascina fino all'85, e poi riprende, crisi dell'America Latina, crisi di nuovo dell'America Latina alla metà degli anni 90, crisi dei paesi del sud-est asiatico alla fine degli anni 90, crisi legata alle imprese informatiche nel 2000-2001, fino ad arrivare alla crisi del 2007, è tutta una sequenza. Nessuna è stata così forte come quella del 30 o quella del 2007 anni a venire. Nel frattempo che cosa è capitato? Che del keynesismo è rimasto in piedi un paio di cose che si rivelano utili. Una, la ricerca di prestatori di ultima istanza che agiscono e che buttano liquidità. L'altra, quella che è convinzione forte che le amministrazioni pubbliche eventualmente possano intervenire non soltanto attraverso politiche monetarie, ma attraverso quello che lei ha chiamato politica fiscale. A me pare che quello sia un calco della denominazione statunitense, fiscal policy, dove si intende sia la politica del prelievo, ma soprattutto la politica della spesa. Io in italiano la chiamerei di più della politica della spesa pubblica. Vabbè, come normalmente si vede, sì. E per questa via
tecnicamente è stato possibile, attraverso prove ed errori, tentare di rendere più breve il percorso delle crisi fino al 2007. Dopo non è più stato possibile, anche se c'è una ovvia dicotomia di percorsi o trivalicazione di percorsi o differenziazione di impatto percorsi diversi, finendo queste stupidaggini. C'è un percorso degli Stati Uniti che ha avuto un certo risultato e una precaria ma in qualche maniera avvertibile ripresa con tante contraddizioni. Una politica della Gran Bretagna che è andata più o meno nella stessa direzione, ma su una base economica molto diversa da quella statunitense e con configurazioni sue. Una politica del Giappone che fa i conti con una situazione tremenda che si portano dietro dal 1990 e che non riescono a superare, nonostante la brillantezza delle proposte di Abe, e finalmente una situazione europea che tutti quanti conosciamo assai meglio e che non è univocamente gestita alla stessa maniera tra il 2007 e il 2016, perché ci sono in mezzo grosse cesure, prima adattamenti e poi cambi istituzionali molto rilevanti. Tutto questo ha portato a un cambiamento di logica a livello di politiche economiche formalizzate teoricamente, direi tendenzialmente di no. A livello di adattamenti e politiche realizzate, in qualche maniera sì. Il fatto che, come scriveva l'Economist in una di queste analisi, Minsky non fosse mai nominato fino al 2009 e che poi invece dal 2009 per 38 volte compaia negli editoriali dell'Economist, che scelgono a caso per la sua valenza specifica, testimonia che un po' di riflessione c'è, testimonia che tante idee stanno cambiando, ma i meccanismi degli interessi sono molto forti, non è facile attraverso un'operazione di carattere culturale. Riuscì di più negli anni 40, sottolineo 40, non negli anni 30, perché eravamo in condizioni molto peculiari. C'era una guerra, c'era un ruolo dello Stato che nessuno avrebbe messo in discussione e c'erano dei problemi che saldavano alleanze politiche che non era possibile tenere da parte. Oggi tutto è cambiato, quindi molto, molto più complicato. Veramente gratitudine per il professor Falco perché ci ha aperto degli scenari. Vorrei citare due così conclusioni che mi vengono in mente, non conclusioni della lezione, ma conclusioni proiettate nel lavoro futuro. Nel 1944, Carl Polanyi, che ho citato prima, l'ho tratta da una delle sue pubblicazioni, dice: la scoperta della società è l'ancora della libertà. La cooperazione, l'individualismo come vizio terribile. E poi vorrei aggiungere una cosa, la nostra prima lezione è stata sull'Europa. Io direi che, pensando a oggi, un fantasma si aggira per l'Europa e è l'Europa. Si aggira la necessità, a me sembra, di un'Europa diversa, perché da soli forse non si riesce ad andare da nessuna parte, no? Quindi queste sono anche le tematizzazioni che dal punto di vista del lavoro didattico a scuola ci suscitano grande interesse, grande speranza anche, no? Di imparare a ragionare non in modo chiuso, egoistico, né individualmente, né come stati. Grazie di nuovo a tutti, grazie per il suo tempo.